Ora si registrerà la conferenza. Buongiorno, sono Antonio Gatto, funzionario tecnico del Comune di Lecce per l'innovazione tecnologica e l'agenda digitale. Sono anche il RUP del progetto Tool Smart e vi illustrerò le attività in collaborazione con il nostro consulente tecnico, l'ingegnere Castelluzzo. Vi illustreremo tutto quello che è stato realizzato fino ad oggi in relazione al progetto Tool Smart. Sostanzialmente, quello che abbiamo creato e quello che abbiamo individuato come obiettivi di sperimentazione sono quelli di sensibilizzare la comunità e i cittadini del Comune di Lecce, in particolare gli studenti delle scuole, per l'utilizzo sostenibile delle risorse ambientali. Quindi questo ha potuto, ci ha potuto, il progetto ci ha potuto dotare di una piattaforma per il monitoraggio ambientale della sensoristica IoT. Tutto questo basato su paradigmi di open hardware e open software. Un altro degli obiettivi è acquisire il know-how tecnologico e organizzativo per gestire al meglio la digital transformation, nonché realizzare le sinergie con le altre progettualità dell'amministrazione. Tutto questo in ottica smart city, in ottica appunto del miglioramento della città, del miglioramento dei livelli di smart per la stessa città. Ora, il comune, quindi, per quanto attiene il progetto Do Smart e quindi la soluzione del monitoraggio diffuso, ha previsto l'installazione di queste 5 centraline previste dal progetto, situate in 5 punti strategici all'interno della città, partendo dal centro storico fino a 4 periferie, in modo da avere, diciamo, una rilevazione il più omogenea possibile. Ripeto, partendo dal centro storico e andando poi verso l'esterno, verso le periferie. Ci sono i livelli che vogliamo monitorare, sono appunto i livelli di traffico, perché è uno degli obiettivi e anche uno dei sensori relativi alle centraline riguarda la rilevazione del particolato, oltre alle rilevazioni atmosferiche e meteorologiche che riguardano esattamente le centraline di cui il Comune si è dotato. Allora, in questo modo poi, attraverso l'installazione di centraline, potremmo avere dei dati distribuiti sul territorio locale in maniera, ripeto, omogenea, relativamente alla qualità dell'aria e alla temperatura, pressione, i dati meteo classici, umidità, velocità e direzione del vento, nonché la quantità di pioggia. Nella successiva diapositiva potete sicuramente vedere la posizione delle centraline all'interno della città, partendo da quella di Palazzo Carafa, che è il palazzo comunale, il palazzo cittadino comunale, e poi le altre 4 posizioni più periferiche che sono state individuate come le scuole, una di queste è di proprietà dell'amministrazione, le altre 3 sono invece dell'amministrazione provinciale, che è stata peraltro coinvolta in questa progettazione. Le centraline non sono state ancora installate fisicamente, però diciamo che è stato affidato il servizio di installazione e quello che è stato definito poi, a parte l'area geografica di interesse, sono anche la possibilità di accesso ai soli addetti ai lavori per le attività di manutenzione, nonché la disponibilità di servizi elettrici e connettività Wi-Fi esistenti, in maniera tale che oltre le centraline avessero la doppia possibilità di collegamento, oltre alla connessione attraverso la rete telefonica, anche una connessione Wi-Fi esistente vicino al sito in cui viene installata. Tornando alla questione degli edifici, 2, ripeto, sono di proprietà dell'amministrazione comunale, oltre al Palazzo di Città, Palazzo Carafa,
Nella scuola, il quinto circolo, la scuola elementare, per cui è stato coinvolto il settore lavori pubblici dell'amministrazione. Gli altri tre edifici invece sono dell'amministrazione provinciale e sono dei licei o degli istituti superiori. All'affidamento dell'installazione è stata aggiunta anche la fornitura di gruppi UPS per la protezione fisica delle centraline e per la continuità di alimentazione. L'attività che è stata fatta oltre all'affidamento del servizio sono state implementate le due macchine virtuali, quindi due server, su cui sono stati installati gli elementi sostanzialmente digitali, gli elementi portali, i software anzi, che serviranno a gestire le centraline. Sono state implementate le policy di rete per consentire oltretutto il traffico sia dalle centraline che verso le centraline. Quindi i sottodomini Tool Smart Data Portal Comune di Lecce e Tool Smart Controller Comune di Lecce configurati e implementati, nonché le componenti middleware, installati i certificati SSL e quindi pubblicati anche i servizi. Le centraline sono già state configurate in laboratorio e agganciate le componenti, per cui l'unica attività che in questo momento bisognerà fare sarà esattamente quella di andarle a far installare e dopodiché, una volta collegate, saranno già disponibili per mettere a disposizione i dati, di rilevazione. A questo punto passerei la parola all'ingegnere Castelluzzo, che è il nostro consulente esterno, che si è occupato della parte tecnica, tecnologica delle centraline, sia per quanto riguarda i portali, sia per quanto riguarda l'aggancio delle centraline agli stessi portali. Io intanto vi saluto e vi auguro una buona giornata. Sì, buongiorno, salve a tutti, sono Antonio Castelluzzo. Come insomma, già anticipato dal dottor Gatto, insomma, abbiamo portato avanti le attività di Too Smart in una maniera insomma, molto avvincente. Infatti, se andiamo avanti con la slide, possiamo ripercorrere in poco tempo i passi fondamentali che abbiamo effettuato. Sostanzialmente già a partire da novembre noi ci siamo attivati scrivendo al di là adesso della slide, scrivendo ad ARPA per comunicare l'avvio del progetto, per sensibilizzare ovviamente sia il territorio che dare conoscenza insomma di questa nuova progettualità agli enti competenti in un'ottica di una collaborazione fattiva. E in più abbiamo chiesto anche di poter avviare un percorso di analisi dei dati che però verrà fatto insomma dopo questa fase di sperimentazione che abbiamo previsto insomma non appena lo consentirà insomma questa emergenza nazionale. Ritornando a noi, diciamo da novembre abbiamo iniziato questa attività e abbiamo avviato e messo su tutte le componenti infrastrutturali che sono state riportate nella slide precedente e poi successivamente abbiamo incominciato a configurare gli ambienti, a personalizzare, a customizzare ovviamente il nostro portale Data Controller che appunto ci è servito per amministrare le centraline. Ovviamente questo è un progetto di riuso di una buona prassi, quindi sostanzialmente abbiamo preso in carico delle componenti middleware fornite in ambito di Tool Smart e le abbiamo rese applicabili alla nostra città, al nostro contesto, insomma. Quindi da questa slide possiamo vedere le cinque centraline che sono anche georeferenziate con le coordinate GPS correttamente inserite. E sul lato sinistro vediamo che le cinque centraline sono tutte con il pallino verde, quindi questo ci fa capire che l'Istituto Galilei Costa, l'Istituto Liceo De Giorgi, Palazzo Carafa, che è il palazzo di città dell'amministrazione, e poi l'Istituto Professionale De Pace, nonché
per finire una scuola primaria Livio Tempesta, diciamo queste cinque centraline sono appunto attive e perfettamente collegate. Quindi attraverso questo ambiente di amministrazione abbiamo acquisito un know-how aggiuntivo per l'amministrazione che ci consente e ci consentirebbe nel futuro, nella sperimentazione, di aggiungere ulteriori, insomma, sensoristiche, quindi ulteriori componenti di monitoraggio, magari anche ampliando la sfera, insomma, attraverso altre variabili e altre grandezze fisiche. Quindi andando avanti nella presentazione, noi abbiamo poi utilizzato anche e configurato in laboratorio in sala CED le centraline direttamente attraverso un collegamento locale. Infatti, da queste due interfacce web, che sono delle interfacce di amministrazione, siamo potuti diciamo, entrare nelle centraline stesse, configurare i parametri essenziali per agganciare le centraline con il mondo IoTronic e vedere soprattutto se le stesse centraline, come suggerito dal partner tecnologico di progetto, fossero effettivamente funzionanti e quindi pronte per essere installate. Ovviamente questo è l'esempio di una sola centralina. Noi abbiamo fatto l'installazione e la configurazione di tutte e cinque le centraline in laboratorio. Tra l'altro abbiamo fatto anche un'attività di monitoraggio che ci consente di verificare che i parametri, diciamo, dei sensori, quindi la taratura dei sensori, fosse pressoché accettabile. Questo anche avendo sentito le direttive del partner tecnologico. Quindi, sostanzialmente, da questa interfaccia noi abbiamo configurato la centralina, quindi siamo acceduti direttamente sull'interfaccia web di amministrazione della centralina. Quindi, finito questo passaggio, l'ultimo, diciamo, step che abbiamo fatto con la slide successiva è quello appunto di pubblicare il dato monitorato attraverso, insomma, diciamo, l'applicativo Node-RED di progetto e poi anche la pubblicazione del dato attraverso la dashboard Grafana. Comunque, la cosa importante, voi vedete su questa slide dei dati, che sono ovviamente dei dati di laboratorio, però sono dei dati che rendono l'idea di quanto un cittadino possa avere evidenza dei parametri ambientali tra, appunto, quelli citati tra la qualità dell'aria e la parte, insomma, meteo. Con questi dati, ovviamente, noi possiamo sicuramente prendere in considerazione poi una successiva attività, che è quella di basare insomma, diciamo, una futura diciamo, attivazione di sperimentazione sul dato acquisito. Quindi attraverso questo data portal riusciamo a dare diciamo, alla nostra comunità evidenza di questi cinque punti che sono stati individuati dall'amministrazione proprio per capire in alcune aree importanti, tra quali quelle a traffico veicolare avanzato e in concomitanza della presenza di comunità scolastiche, quindi di ragazzi, capire un attimino se appunto le concentrazioni, per esempio, di particolato possano essere, insomma, considerate idonee, e soprattutto per sensibilizzare anche questa comunità di ragazzi, che ovviamente sarà il nostro futuro. Quindi andando avanti, diciamo che durante questo progetto abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere altri soggetti come punto fondamentale e vincente della nostra azione sulla progettualità in essere, e quindi, come dicevo, abbiamo coinvolto ARPA, la provincia di Lecce, perché ovviamente tre istituti su cinque, insomma, tre istituti scolastici su cinque edifici fanno riferimento ad una gestione del patrimonio della provincia. E poi abbiamo ovviamente contattato anche le scuole, abbiamo avvisato di questa attività. Tant'è che le scuole sono rimaste, come posso dire, contente, sono rimaste entusiaste di questo progetto. E quindi abbiamo, come vedremo nell'ultima slide, anche ipotizzato una futura evoluzione, insomma, per quanto riguarda la città di Lecce. Ritornando, diciamo, ai partner, quindi alla slide precedente, ai partner
coinvolti. È importante anche dire che come dire, c'è in essere un'altra progettualità chiamata, insomma, il nome del progetto è SAMOA, Semantic Mobility Analyzer. Sostanzialmente, che cosa succede? Succede che su questo progetto ci sono degli obiettivi di mobilità che ovviamente si vanno a sposare con gli obiettivi di sostenibilità ambientale del nostro progetto. Quindi abbiamo messo a fattor comune queste due progettualità, abbiamo coinvolto Corvallis, la società sostanzialmente che si occupa e che è il capofila del progetto, fine di integrare e mettere a fattor comune dei servizi. Questi servizi ovviamente potranno ampliare quanto prima, diciamo, l'aspetto complessivo dell'amministrazione dal punto di vista diciamo, del monitoraggio ambientale e della mobilità sostenibile, come detto prima. Quindi, infine, nell'ambito di questo progetto, il Comune intende sicuramente recuperare questi dati e pubblicarli sul proprio portale Open Data. Infatti, il portale, diciamo, del Comune di Lecce c'è una sezione ben diciamo dettagliata sulla parte open data, e quindi i dataset che rivengono da questo monitoraggio saranno oggetto di pubblicazione anche sul nostro portale. Dopodiché, analizzando insomma tutto quanto fatto per il progetto e valutato il paradigma open hardware ed open software che si collega alla progettualità, per noi insomma sarebbe importante potenziare insomma la sensoristica in questa piattaforma civica per l'amministrazione, dando gli strumenti necessari alla comunità per poter insomma operare da questo punto di vista. Insomma, sembra anche essere importante coinvolgere questi ragazzi, il nostro futuro, insomma, quindi sostanzialmente con i contatti avuti anche con le scuole si pensa anche di far realizzare ai ragazzi anche tramite gli starter kit di progetto, per esempio, delle centraline, diciamo, IoT a basso costo che possano effettivamente essere utilizzate anche presso le scuole. E infine, non per ultimo, il Comune cercherà, se insomma troverà i modi per poter insomma promuovere lo sviluppo magari di app civiche che possono ovviamente essere basate sui dati di monitoraggio di questa piattaforma. E quindi sulla base insomma di questi dati si potrebbero quindi erogare dei servizi magari pubblici ancora più performanti e soprattutto in tempo reale per la cittadinanza. E quindi il tutto alla fine in un'ottica di comunità e ovviamente con l'obiettivo fondamentale che è quello di garantire e soprattutto migliorare sempre più la qualità insomma della vita dei cittadini, che è il punto fondante insomma dell'ottica della città intelligente e delle smart city. Bene, con questo io ho concluso il mio intervento e mando un saluto insomma a tutti voi. Grazie ancora.